Sì, ha ricuperato tutti, no? È solo un problema di scelta, di scegliere tra due centrali difensivi, scegliere in mezzo al campo. Ci sono delle situazioni, che, dei dubbi, ci siamo dei ballottaggi, diciamo, dei giocatori che hanno fatto bene, è solo un problema di scelta. Devo dire anche che i due attaccanti esterni, Sottil, Maras, Antonucci, Capone, stanno tutti bene, tutti e quattro stanno in buona condizione, li vedo bene. Anche che Mirko ha fatto una buona partita a Carpi, Capone quando è entrato ha fatto bene, Sotti ha fatto bene, insomma lì la squadra pian piano sta ricrescendo. C'è una considerazione che bisogna fare anche: nell'ultima partita, nell'ultima mezz'ora abbiamo creato tantissimo, cioè, al di là del gol che non è stato fatto, io devo guardare quante occasioni abbiamo avuto, sia nel primo tempo ne abbiamo avute tre importanti e soprattutto nell'ultima parte della mezz'ora ne abbiamo create tantissime. Quando tu crei tanto, allora se non creassi niente, qualche problema, cioè, chiaramente ti viene in testa. Sì, ma con Leo non c'è nessun problema. Insomma, ha fatto un campionato strepitoso, un momento normale. Basta che ritrovi, lui ha avuto un problema fisico, lo sapete tutti. Quando cala a livello di allenamenti per motivi fisici, è chiaro che un po' ne risenti. E ne risenti non subito, ma nel corso del campionato, come è successo in questo momento qui. Però Leo è sempre un giocatore importante per noi, e insomma, e sono sicuro che farà bene. Dobbiamo essere intelligenti, non essere. Una partita che deve essere studiata molto bene, perché Verona è una squadra che è molto propositiva, gioca molto a calcio, è molto brava a inserire le mezzale, i centrocampisti, è una squadra che partecipa al gioco offensivo, in globale, nel senso tutta la squadra è organizzata bene, secondo me, al di là dell'ultima partita, che può succedere una partita storta, che poi all'inizio l'avevano fatta molto bene, poi ha preso gol lì e è cambiata un po' la partita, però è una squadra che secondo me anche l'allenatore è bravo. Io lo ritengo un allenatore bravo perché si vede l'impronta della mano dell'allenatore sulla squadra. Ci sono dei momenti del campionato che puoi anche accusare delle flessioni, è normale che sia così. Però io confido molto nel lavoro che è stato fatto da parte mia, dello staff, del preparatore, confido molto nel lavoro che abbiamo svolto in questi mesi. Io l'ho già detto, l'obiettivo, andiamo ai playoff. Noi saremo la mina vagante.